Simone Farina è un uomo normale. Ha 29 anni, due figli e fa il calciatore. Gioca nel Gubbio, guadagna 7.500 euro lordi al mese. Probabilmente non arriverà mai nel calcio che conta. E verso i 35, si sa, il sogno finisce. Un giorno però arriva la telefonata che può cambiargli la vita. È Alessandro Zamperini, suo compagno alle giovanili nella Roma, che non sentiva da anni. Gli chiede di truccare una partita di Coppa Italia, Cesena-Gubbio. Partita che in sé per sé ha poco da raccontare. In cambio 200.000 euro, da dividere con altri tre compagni. Insomma, soldi facili. Simone dice no. Dopo il rifiuto va in commissariato e denuncia il fatto. L'inchiesta Last Bet della procura di Cremona sul calcio scommesse dà vita alla sua seconda puntata e Zamperini viene arrestato insieme ad altre 16 persone. L'uomo normale diventa l'uomo del momento. Prandelli lo convoca in nazionale. Blatter lo vuole con sé alla cerimonia di premiazione del pallone d'oro. Lei è il calcio pulito, dice il presidente della FIFA. È l'eroe del momento, anche se lui non si sente tale. Lui l'ha fatto per se stesso, per proteggere quello che più ama, il suo lavoro, la sua famiglia. In tanti esaltano il gesto di Farina, altri storcono il naso di fronte all'ovazione mediatica ricevuta dal ragazzo. Ha fatto quello che si doveva fare, è l'obiezione principale. Ma fare la cosa giusta in un mondo dove sembra che tutti abbiano qualcosa da nascondere non è facile. Grazie a lui l'indagine è ripartita, con la speranza che lo sporco venga tolto. Simone Farina ha fatto una cosa normale. Dopotutto, lui è l'uomo normale. Ne conoscete altri?